Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, estate! Siamo tornati! Eccoci. Chi l'avrebbe qua. Mai detto? Incorretto! Anche in questo martedì 6 settembre siamo in vostra compagnia. Io partirei subito con i temi caldi, esatto. I temi del giorno, Fabio. Eh sì, anche perché poi di questi temi parleremo bene, andremo ad approfondire come abbiamo già fatto ieri in apertura, sperando che oggi la linea ci assista, con il nostro opinionista, il presidente di Assotutela. Tiene sempre banco la questione gas e energia, però partiamo da quella che è la guerra Russia-Ucraina, perché questa dichiarazione fa riflettere. Le ultime notizie che abbiamo riguardo alla situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono sempre più inquietanti. Proprio questo lo ha dichiarato l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza. Stiamo parlando di Josep Borrell in conferenza stampa dopo il Consiglio di Associazione dell'Unione Europea Ucraina. Sentiamo. Putin wanted just the contrary. He could never imagine that 6 months after launching the war, he would be in a situation like this. Ukraine closer to the European Union, and the European Union strengthening our support to you. To build, I repeat it, a modern, democratic, sovereign, independent Ukraine as an integral part of the European family. Prime Minister Diadenis, this is your first visit to Brussels since the start of the Russian aggression against your country. I promise you in spring, when we met in Kyiv, that we will hold this council together in Brussels, and here we are. Josep Borrell, ricordiamo, l'alto rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza, così in conferenza stampa dopo il Consiglio di Associazione UE-Ucraina. Andiamo avanti, adesso andiamo ad ascoltare invece le parole di Putin, del presidente russo, durante un forum dedicato a temi ambientali. Fabio, abbiamo un virgolettato, abbiamo una prima frase, cosa sì, dice? Che fa riflettere, quindi in qualche modo restiamo sempre in tema Russia-Ucraina. Aiutare la gente che vive in Donbass è nostro dovere ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Questo in sintesi ha dichiarato Vladimir Putin durante un forum dedicato ai temi ambientali in Kamchatka. E allora lo ascoltiamo, sentiamo la sua lingua originale con il sottotitolo. Putin. Я вас уверяю, это я знаю, о чём я говорю, потому что вот сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства Министерства обороны, что происходит. Но это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Вот, ну, они сражаются очень мужественно, храбро и результативно. Но кроме вот таких мужественных, сильных духом людей, там очень много профессионалов. Добрых, профессиональных, настроенных на позитивную работу в своих областях. И в искусстве, и в сфере образования, и в сфере защиты окружающей среды. Вот вы сейчас упомянули о человеке, который не менее мужественно, чем его земляки на фронте, исполняет свой долг в отношении защиты природы. И, конечно, так же, как и по другим направлениям. Così dunque il presidente russo Putin, continuiamo a far ascoltare voci che arrivano dall'Europa dell'Est, però cambiamo argomento. Non vedo l'ora che inizi la cooperazione con la nuova premier della Gran Bretagna, Liz Truss. Così Zelensky dunque. E a dichiararlo sì, è il presidente dell'Ucraina Zelensky, ascoltiamolo. І не менш чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трас. Ми в Україні добре її знаємо, вона завжди була на світлій стороні європейській політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже, дуже багато для захисту наших народів і для провалу усіх російських деструктивних зусиль. Così dunque nel consueto відеомесаджо il presidente ucraino Zelensky. Adesso appena andiamo a temi di casa nostra e torniamo a parlare di quella che è appunto l'emergenza legata all'energia, in particolare alle bollette, al caro bollette
Parliamo di due organizzazioni della periferia romana che sono impegnate nel tutelare e aiutare chi ha più bisogno. Piccole strutture che stanno soffrendo l'aumento del costo delle bollette, vivendo con preoccupazione gli ultimi giorni dell'estate. Parliamo di personaggi della periferia romana, ma è un problema che riguarda tutta Italia. Padre Paolo Marelli, l'economo della parrocchia San Barnaba di Torpignattara, che ospita la casa famiglia Lodovico Pavoni, Francesco Marocco dell'associazione La Sonda su Marte, che si occupa di autismo all'interno di un'abitazione a Tor Sapienza. Poi di questo caro bollette commenteremo anche la situazione con il nostro opinionista Michel Meritato. Andiamo ad ascoltare alcune voci che ci parlano proprio di questa situazione. Il caro bollette sta travolgendo tutto, da famiglie a imprese, ma soprattutto il mondo del volontariato. Quale difficoltà state vivendo oggi? Stiamo vivendo la realtà che ci sono delle belle sberle di bollette da pagare. Se noi pensiamo, mese di luglio, 2.000 euro quando le attività sono tutte ferme, io penso a quando saremo ottobre, novembre, dicembre, quando le attività saranno nel pieno volume, quando il riscaldamento entrerà in funzione, che bollette mi arriverà, ma dove trovare tutte queste risorse per far fronte alle bollette? Ma le difficoltà sono molteplici, l'aumento dell'energia elettrica, l'aumento del gas. Questa è una casa famiglia, una sorta di casa famiglia dove i ragazzi frequentano nell'arco diurno e svolgono delle attività legate all'autonomia. Questa è un'attività che durante il giorno, insomma, comporta l'utilizzo di apparecchiature, di riscaldamento, dell'aria condizionata, perché comporta quindi un aumento dei costi e dei consumi. Beh, da un esame obiettivo abbiamo calcolato un aumento del circa 80% sulle varie bollette, acqua, luce, gas. In prospettiva dell'inverno ci saranno anche riscaldamenti e quindi... Io nel mio interno sto sensibilizzando un po' tutti a avere questa massima attenzione a non sprecare assolutamente la corrente elettrica, ad essere attenti. E qui arrivo anche e continuo a dire da vario tempo, sono gentile, sono cortese, ma pagatemi le spese, che è un modo fraterno, un modo di famiglia per andare in avanti, se no, ecco, chiudiamo bottega e... L'utilizzo della cucina, l'utilizzo dei riscaldamenti, dell'acqua corrente, il fatto che loro comunque passano gran parte della giornata qui in associazione, compresi a volte i fine settimana, fanno lievitare notevolmente i costi e quindi sicuramente alcune associazioni saranno costrette a chiedere un contributo alle famiglie, non è il nostro caso, però comunque ci andiamo un po' stretti. Secondo lei c'è un rischio di un aumento di disuguaglianze sociali per via di questo aumento di bollette? E come? I giornali parlano di 8 milioni di nuovi poveri in seguito a questi aumenti esorbitanti, ecco, di queste bollette. E mi fa piacere anche aver letto sui giornali che il governo ha intenzione di andare da queste grandi ditte che hanno avuto dei profitti enormi da questi aumenti e dire, ecco, forse non è giusto che sia così, forse bisogna che paghiate anche voi, ecco, un po' di tasse per quegli aumenti enormi di fatturato che avete avuto e di incassi che vi siete messi da parte. Dal punto di vista mio, personalmente non penso che tassare gli extra profitti possa portare giovamento all'associazione, al terzo settore, quanto più un impegno serio del governo con degli aiuti mirati. Quello sì, una sorta di ristori, come già è stato fatto per l'anno precedente, a onor del vero, l'anno scorso sono stati distribuiti dei ristori abbastanza sostanziosi. Insomma. Ad oggi qual è la prospettiva e il futuro di centri e strutture come le vostre? Poter avere quel giro di soldi, di disponibilità per un servizio di carità, di bene che facciamo gratuitamente a tanti ragazzi, a tanti poveri, a tante situazioni, ecco, di miseria che ci sono.
E queste dunque alcune testimonianze a proposito di quello che è il caro bollette in Italia. Di questo parleremo tra poco con il nostro opinionista Michel Maritato. A tra poco, torniamo subito.